ora andiamo a rifilare il giro manica, perché per un abito da sera non mi sembra il caso vedere tutto sfilacciato. Come facciamo? Andiamo a mettere lo sbieco, che è questo nastro qui. Ok, non lo imbastiremo, ma lo punteremo con gli spilli. Per farlo apriamo questa piegolina e facciamo in modo che il termine dello sbieco aperto coincida con la fine della stoffa. Okay. Così, quindi li sovrappongo. Ok? Ok. Andare avanti tu a puntarli. Ecco, bravissima Alice. Adesso ti fermi perché vedi che sei arrivata praticamente alla fine del giro manica. Quindi cosa faccio? Devo fare in modo che il termine dello sbieco vada a sormontare l'inizio che abbiamo lasciato libero. E lo fa così. Vedi? Sì. Piego l'uno sull'altro. Okay. Ripunto lo spillo che stava sotto, così, e taglio via l'eccesso.